Cominciamo subito alla ricerca di telecamere in zona per vedere se troviamo spunti per gli approfondimenti. E così di fatto è. Analizziamo tutte le telecamere nei pressi dell'ospedale, analizziamo le telecamere che ci sono in ingresso e in uscita dell'autostrada e pensiamo di trovare una macchina che sia quella utilizzata per il furto. Macchina che viene registrata a Trieste anche la settimana precedente e qualche giorno prima ancora. Quindi è evidente che chi ha fatto il furto è venuto con piena consapevolezza dei luoghi, poiché ha fatto uno o più sopralluoghi. Da lì poi cominciamo anche a effettuare una importante e massiva analisi dei tabulati di cella. Tutte le telefonate che sono transitate in quell'ambito. Effettivamente è stata un'indagine complessa perché, come si diceva, siamo partiti da elementi scarsissimi. Diciamo che andare a ritroso, quindi a diciamo così, dipanare questa matassa, ci siamo incrociati con i colleghi di Cremona che ci hanno aperto sostanzialmente gli occhi su un'organizzazione ben più vasta a livello internazionale, perché i soggetti che ricettavano questi farmaci sono soggetti appartenenti all'area egiziana che provvedevano a, tramite container, a spedirli in Egitto, in Turchia e anche in Francia. Quindi il giro effettivamente è di livello internazionale.